Abbiamo iniziato. Ciao a tutti. Ciao. Allora, non ci sono, um, sono presenti, ma non in video e in audio. Anche Vadim, eh, l'amica Eleonora, l'amica Elvira e l'amico, uh, posso dirlo, penso di sì, Stefano. Siamo qui anche con Samuel. Ciao Samuel. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, siamo qua per una bella indagine, diciamo, su Maui, Hawaii. Quello che è successo è stata richiesta da tante persone, è stata finanziata da tante persone, <ride> indistintamente. Come sempre sentirete da lontano interventi random di Samuel, che supporterà energeticamente... Questa uh, sessione. Se qualcuno si spaventa, non guardi più i miei video perché sono stufo di ripetere questa cosa. Sono stufo di banalità, sono stufo di ho paura, sono stufo di non voglio, tutte queste cose qui non fanno più. Andate a vedere creare, co-creare quella roba lì. Quindi c'è una persona che non è in video che dirà e farà dei rumori e dirà delle cose. Lo sta facendo come supporto energetico, l'ho detto, non lo mettete nei commenti per favore. Iniziamo, andiamo giù, conto eccezionalmente da 10 a 1. Perché oggi andiamo più più in giù, più in profondità. 10, 9, 8, 7, sei. Cinque. Quattro. tre. Monica, dove sei? Eh, sono in cerchio con tutti noi e ognuno sta tenendo un lembo di un grande telo. Elena, dove sei? Allora, sono nell'acqua. Penso oceanica eh, e l'immagine che mi fa vedere è tipo un'isola, però io sono dentro, cioè sono come se fossi appena sotto il livello dell'acqua, no? Quindi vedo un po' in alto un'isola e vedo tutto il sotto dell'isola che è mh, come un. Come se la terra sotto iniziasse a fare, um, a torcigliarsi, ok? E finisce in fondo in fondo, sempre più sottile, proprio come se fosse un cordone umbilicale, mi fa vedere. Come se lì eh, in fondo eh, arrivasse il nutrimento della vita terrestre. Ok, volevo proprio proporvi di andare giù, sottoterra, al centro della terra. Elena. <ride> sì, um, quasi, come se, quasi come se fossi in acqua. No? Che per andare sotto devi almeno io faccio molta fatica perché tendo a, a galleggiare molto. Ok, quindi a livello, come se a livello energetico fosse la stessa cosa, perché da lì c'è tutto un movimento energetico molto attivo. E, è come se dovessi aspettare eh, la neutralità per riuscire a entrare, perché è molto movimentata a livello energetico, come se ci fosse una sfera mm -hmm. eh, buia, mm -hmm. sì, mm, e all'interno ci sono come se fossero piccole radici, ma sono <coughs> tipo scosse energetiche che vanno e vengono e quindi se ce ne sono tante concentrate nel posto in cui cerchi di entrare ti buttano fuori perché spingono molto. Monica Ci sono diversi strati, prima di arrivare a questo strato è come se passassimo ai vari livelli della realtà. Perché c'è proprio un primissimo strato che è quello più materiale e anche molto drammatico che è quello proprio fatto mh, dei sotterranei, dove c'è la sofferenza. Scendendo più giù, c'è un altro strato, tipo dominato da delle entità, che sono tra i rettiliani e gli aracnoidi. Scendendo ancora più giù, c'è sempre più vita. Più scendi giù, più c'è la sublimazione di tutto questo nero. E dove si arriva in fondo? So, vedo una grande luce. Il polo magnetico sud, questo sì, il sole nero. Sì, me sì. È come se lo vedessi: c'è cioè, il sole nero e poi subito sotto c'è una grande luce. Come se ci fossero proprio eh, l'integrazione di questa dualità oh. del buio e della luce. Elena. Sì, eh, oltre ad esserci l'integrazione della dualità buio e luce, c'è anche l'integrazione delle due forme più estreme della, sì, più estreme quindi eh, il sole nero che è una sfera e la luce che è un piano immenso, quindi c'è l'integrazione anche a livello di forma in questa maniera. C'è un punto di unione che poi diventa, è strano da spiegare, ma è un punto di unione dove alla fine diventano la stessa cosa, anche se all'esterno è come se le vedessi separate. Ma alla fine se ci entri sono la stessa cosa. Che è come se esprimessero ehm, il tutto ma nella dualità. Va bene, chi c'è insieme a noi? Allora, chiamiamo tutti i nostri amici, quelli che non sono uh -huh. presenti, quelli che sono presenti, quelli che seguono i video attivamente e con sensatezza. Le persone che hanno fatto una sessione con noi, quelle che non l'hanno fatta ma la vorrebbero fare e che vedono tanti tanti video, chiamiamoli tutti. Sì. Infatti, io ci vedo proprio tutti intorno a questo telo, dove il telo è il tutto, che poi magari qualcuno chiama campo quantico, no? E vedo proprio come collaboriamo, partecipiamo tutti a modificare questo campo. Chiamiamo tutte le fiamme. che arriva allora i nostri amici diciamo quelli più presenti hanno fatto tipo un cerchio intorno e poi le fiamme le vedo arrivare come se fossero da dagli spalti no, di uno stadio rotondo arrivano tutte le da sopra così Monica? Sì, anche dall'estero vedo arrivare, non solo dall'italia. Uh -huh. Da me un numero, Monica? Ma me viene 580 milioni. Elena? Sì, allora all'inizio vedevo 128 milioni, ma continuano a arrivare, proprio continuano a fare dei cerchi sempre più larghi. E in alto. Quindi è una, è una mia impressione: sono aumentate. Sì, sono aumentate anche proprio le fiamme che si sono. Sì, sì. sì no, in quel senso intendevo. Le mm. fiamme che nel ne tempo si sono trovate. Mm. Mm. Sì. Va bene, andiamo a quel giorno. Maui, come ci facevano notare i nostri amici, specialmente la Ina, incendi. cos'è successo? Cosa vedete con la vostra visione eterica? Che è successo? Allora, io vedo uno scudo come se ci fosse uno scudo creato dai nativi, ok? E l'unico modo che hanno trovato finora, ne hanno provati tutti. L'unico modo con cui sono riusciti è stato a romperlo e trapassarlo è stato proprio con questa tecnologia laser per bruciare tutto ciò che, che colpisce no? sulla terra e quindi vedo proprio che c'è stata questa lacerazione in questo mh, scudo. Monica? Dimmi, dimmi, dimmi. Eh, quello che vedo oltre è che anche questo tentativo di metterli diciamo senza altra possibilità per comprargli le terre non funzionerà. Monica? Cioè, ci sono tanti livelli e tante prospettive, no? Per leggere questo giorno qua. E il giorno doveva proprio essere quello, penso che sia l'8-8, uh -huh. per in qualche modo contrastare quello che sta avvenendo in questi giorni. Contrastare. Se l'88 come a me risulta, a me risulta 88 2023 che fa 23 per contrastare questo 23 di agosto, che è il giorno dei BRICS, che è quindi un nuovo assetto. E andava fatto quel giorno e, e i livelli di cui occuparsi erano diversi. Quindi, questo che ha detto Elena di affrontare l'opposizione dei nativi ma anche di cancellare alcune prove. Quali? E io mi ricollego a quello che aveva accennato Samuel ed è questa specie di legame eh, che intercorre tra ehm, gli Stati Uniti, in particolar modo il Messico e le Hawaii. Eh, che a un certo livello è prettamente energetico, fortissimo, potentissimo, e a un livello proprio più di deep state è proprio il traffico degli esseri umani. Ci sono proprio delle basi qui situate e il traffico avviene tipo dalla Cina, Australia, passano qua per arrivare verso il Messico e dovevano quindi distruggere per esempio alcune persone a conoscenza di questo e alcune proprio punti mh, fisici, sedi. Quindi deep state. Sì. Chiamiamoli quelli del deep state, tutti. Posso, posso aggiungere una cosa? Sì. Vai. Allora. Le Hawaii sono fondamentali anche a livello energetico perché quell'immagine che ho visto prima era proprio come se lì ci fosse la porta fondamentale per l'energia vitale della Terra. Okay? Quindi è un punto energetico, mh, lo vedo azzurro, lo vedo mh, è questa energia eh, che è quella della creazione della vita, vita anche della natura. <coughs> e quindi per il deep state è fondamentale averne possesso per avere la, una base logistica molto importante lì e invece i nativi lo vogliono proprio perché a livello energetico per loro è fondamentale c'è eh, un po' più lontano rispetto a maui quella che è l'isola proibita che è niao mi sembra che si chiami e io lì vedo per esempio un collegamento tra niao e antartide come se funzionassero nella stessa maniera come eh, sì, sì, delle, esatto, cioè la porta delle mm. eh, sì. C'è un altro accesso alle mm. terre ignote e sì. infatti quest'isola non ci può andare praticamente nessuno, no? Eh, solo i funzionari i governativi, i militari, pochissimi nativi, perché qui c'è la possibilità di andare verso le altre terre, quindi ovviamente ha un valore energetico e potenziale enorme. Mm. Chiamiamo il deep state uomini, entità e il capo. E diamo al deep state un peso uh, sul potere al mondo. Del mondo sul mondo che ha oggi. Allora a me <coughs> fanno vedere che mandano. Davanti eh, il burattino Biden. Ma eh, la cosa strana è che eh, mh, quando, li, in questo momento che li abbiamo chiamati, sono stati tutti molto, eh, non so come dire, come spiegarlo. Mh, 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 diciamo molto allerta. E infatti, diciamo: Adesso chi va? Cosa diciamo? Ok, perché non uh, sanno benissimo che non, non, non sanno più cosa dire, non sanno più cosa fare. E hanno mandato così proprio avanti i BD, <ride> Biden, a dire tu digli qualcosa. Così va, bene, va bene, va bene. Allora adesso iniziamo. <ride> Fuori tutti gli uomini, i più importanti, non i burattini, nomi. Allora, ce n'è uno su una certa sedia, su una sedia in mezzo, eh, che addirittura si è messo addirittura. sai, tipo quelle parrucche tipo governo inglese, no? Uh -huh. certo, no? È tutto e nudo. Si chiama John Cherwood. John okay, chi però è? vedo che deriva uh, mh, direttamente da, da mh, vedo linea Rothschild. Ok, Monica mi viene la parte alta dell'Inghilterra come se si staccasse la punta alla Gran Bretagna no? come se da lì c'è cioè una corona posizionata sull'Inghilterra e quindi eh, è come se venissero da lì mm. Mm. Sì, sì, mm. causa esoterica del, dell'inizio dell'azione di Samuel allora, mentre mandano uno davanti a parlare con noi, dietro stanno cercando di fare un'azione energetica, un ritto energetico per contrastarci. E lui sta contrastando quello. Ok, cosa stanno facendo? Poi vedo un cerchio, sono messo in un cerchio, è diventato nero e inizia a, a girare vorticosamente. Va ah bene. Allora, tutta questa sessione sarà dominata dal fatto che nulla esiste, tutto un gioco. Tutto è in mano a noi e ai nostri desideri. Quindi uh -huh. io gioco, il, il tempo non esiste, lo spazio non esiste. Mi sposto e vado lì al centro di quel rito. Uh -huh. Non ho neanche bisogno di alzare le mie frequenze, sono già alte, questa è anche una convenzione. Ripetimi, Elena, cosa c'è al centro del rito? Una palla nera, cos'è? No, no, eh, loro eh, hanno fatto tutto. Erano in cerchio dietro a questo che era seduto su sta poltrona e hanno iniziato a girare vorticosamente. Si è creato questo disco nero. Uh -huh. <coughs> Al centro del disco c'è il vuoto, dove siamo noi non c'è nulla. Ok, questo Rothschild che hai detto, adesso non c'è uh -huh. il nome, chiedigli oh, certo. da parte mia: lo vuoi raggio? Cosa ti risponde? Si è, si è congelato okay. entità eteriche, Elena che rappresentano questo deep state? Allora, ne sono uscite tre. Oh. Tipo intorno a questo disco, ne sono uscite tre: una qua, una qua e una così. Eh, sono mh, queste figure mh, quasi come se fossero dei mantelli neri, che però sotto hanno anche una coda tipo rettile. Ok, e mm -hmm. poi hanno una testa tonda con due eh, orecchie ma antenne e due denti molto lunghi che escono così. Monica. Sì, perché infatti io ho visto eh, degli squali, forse questi denti lunghi mm, potrebbero sì. essere degli squali. Mm -hmm. e, mh, eh, e poi vedo anche un forcone, secondo universo. Ok. Mm -hmm. sì. BRICS in corso in Sudafrica, ovviamente tutte queste cose non ne parlo oh, la televisione. chiamiamo Vediamo solo il capo eterico dei BRICS. Io so che ma so, ma no, io state rettile più, rix più, mi viene non so adesso sinceramente mi è venuto un uomo molto possente molto muscoloso appoggiato tipo su una nuvola su una nuvola roccia intorno sì, e dietro un'aquila monica e elena Sì, ehm um, però come se ogni tanto cambia sembianze qui è come se avesse una part, fosse una parte anche a me viene <coughs> Pleiadi e Sirio. Ok. Li mettiamo insieme, sì, cioè come se fossero assieme lì, mm, dentro, eh, no, mettiamo Lip al brix insieme. Sì. Che peso hanno su una torta. Quanto pesa il DIP e quanto pesano i BRICS? A livello attuale di importanza? Eh, eh, il BRICS pesa quasi tutta la torta e mm. il DIP è una piccola fettina. Okay. Monica, il dip, i, i BRICS fanno sacrifici? E, dunque mi viene non in questi termini, eh, non in queste modalità. Mm. Non macellano esseri umani. No. no. Come quindi fanno dei riti? La magia viene usata comunque moltissimo. Poi. Sì, più con elementi forse quello che mi viene, stavo guardando rispetto agli umani o agli animali allora umani niente, almeno per ora no gli animali prendono tipo delle parti residue che ne so, possono essere degli scheletri che, che ci sono cioè quindi eh, non parti vive, oppure dei peli o delle, che ne so se c'è una, una coda di lucertola o così, e utilizzano questi elementi Molto della magia da, sì, della terra, proprio l'evocazione e eh, l'utilizzo sì. di pezzi di natura, di ah. terra, eh, acqua, sì. vabbè, e Monica, entità mentale a capo uh, del deep state: esiste. Distruggere. Come la vedi? Come una sorta di pressa di quelle tipo torture medievali che è lenta e che mh, viene effettuata proprio una tortura e mano a mano più giri questa vite, quindi più crei questa pressione e più schiacci e più schiacci, più si spreme sangue, ehm, più si spremono. Le tasche delle persone e più proprio. Uh, non so, si spremono le anime. Una tortura medievale? In sì. Elena, la vedi? Sì, però l'ho visto sotto forma di eh, testa di granchio o aragosta granchio e le due chele. Uh -huh. e le due chele fanno così e poi schiacciano così e schiacciano, quindi raggruppano e schiacciano tutto quello che prendono. No? Uh -huh. L'effetto è lo stesso, però, quindi anche il senso della tortura prima di essere schiacciati, dello spavento, quindi tutta questa cosa qua. No? Monica, c'è un'entità mentale eh, a capo, o più un'entità mentale a capo dei BRICS? Mi è venuta rinascerò uh, uh, un'altra finzione. nuovo spettacolo tipo un'altra funzione inizia un nuovo spettacolo di show Mas no un altro spettacolo altro diverso sì uh -huh. no, non lo show di prima che deve continuare ma un altro un nuovo spettacolo Elena le vedi ne vedi altro <coughs> mi viene allora prima mi è venuto fuori un'immagine di Tipo come se fosse un palcoscenico che sale ed è rotondo, ed è fatto come se fosse un tamburo. Quindi è tutta un'altra musica. Ecco. E poi eh, in che in questo momento si trasforma in un ring. Dove, che però, all'angolo c'è fermo che guarda il brix ancora in piedi. E il Deep state che cerca ancora di strisciare verso il brix, ma striscia. Eh. Ok. Ecco. Ok, tutti insieme. Anche queste entità mentali, tutte insieme. Quelle del Deep State, quelle uh -huh. dei BRICS, tutte insieme. Possibile che le possiamo raccogliere e raggruppare? Sì. Sì, sì. Perché? Sono fatte sono tutte entità mentali. Entità naturali e eteriche insieme. funzionano che allo stesso credo. modo. Eh. La nostra. <coughs> sì. Va bene, portale aureo, tutti i nativi di tutte le terre, soprattutto i nativi americani, il più grande massacro della storia umana, che non se ne parla mai e non si dice mai, specialmente a scuola. Tutti ora, davanti al portale aureo, quelli che sono ancora qui. Quelli di Maui, quelli degli incendi delle Hawaii. Tutti c'è proprio la scritta Il silenzio degli innocenti. Mi è, mi è arrivata un'immagine un di questo grosso gruppo di nativi americani, quindi Nord America, uh -huh. sì, centro degli Stati Uniti più o meno sulle montagne. E che si sono, come se si fossero trovati eh, su un altro piano, ok? E sono sempre impegnati a livello energetico per tenere una certa stabilità energetica, mi dicono, cioè l'immagine che mi fanno vedere è quello che, che cercano di fare da lì. Quanti sono, Elena? Quel gruppo lì? Eh? 480.000. Monica? In totale quanti sono? Mm, mi sembrano 700.000. Questo perché? Perché sono già andati? Mi sembrano un po' pochi. Nativi americane anche dalla conquista degli Stati Uniti, eh? Tutti i nativi americani, africani, in tutte le terre, tutti i tempi, fanno da soli? Una gran parte sì. Diciamo che rispecchia, è come se loro questa cosa la sapessero già, che a un certo punto potevano andare, no? E anche nei loro riti, eh, anche durante la vita, fa, fanno dei riti che che aprono un po' il canale anche dopo la morte fisica. Quindi una gran parte io vedo che è proprio come se fosse già scontato, cioè <coughs> è normale per la maggior parte di loro andare verso un portale aureo, sì, per molti. E anche per te è così Monica? C'è proprio una cultura diversa della morte, non è una sorpresa la morte. <susurra> Eh, è già integrata e prevista all'interno della vita mm, non è così traumatica come per noi è tutto mm. più fluido e quindi è tutto più naturale che avvenga mm. eh, senza spinte ecco Samuel è qui con noi Samuel è stato un nativo americano mi viene dell'Oceania principalmente vedete vabbè, la sua anima è qua quindi non può essere presente in questa ah, chiamata sì, certo. ma vedete un'immagine un ricordo di quella vita Io vedo un uomo completamente nudo che batte i piedi per terra Pi più o meno sta eh, intonando questo tipo di mh, frasi in una canzone quasi. Eh, canzone e danza. Ah. E questa di adesso? Sì, sì. Che significa? Terra è nostra ce lo siamo dimenticati che la terra è nostra noi comunichiamo con la terra con tutto ciò che esiste sulla terra e sotto la terra è nostro la possiamo liberare Elena sì io l'ho visto quello che ha detto Monica tradotto in immagine quindi mentre lui fa questo rito eh, Porta proprio fuori la comunicazione della Terra e della sua energia, che la espande fino a, a un'altezza di chilometri, chilometri, ok? E si crea mh, lì dove era lui, tipo in Oceania, ok? tutto uno schermo intorno a tutto il perimetro dell'oceania, anche nell'oceano, una parte di oceano altissimo, dove in quella, in quella cosa lì c'è la. Completa armonia tra la vita animale umana e la terra e gli elementi naturali della terra. Va bene, torniamo in Maui, a Maui, Maui a Maui. Alla, quel giorno, torniamo indietro nel tempo: prima che tutto questo avvenga, è un momento di fermento come se ehm, i popoli nativi e le persone eh, siano ormai decise a volersi riappropriare di, di tutta quanta la terra. Ok. Prendete una persona a caso, una donna. Una di quelle che oggi non c'è più perché è stata incenerita con la sua casa. Chiedetele perché ha scelto questa esperienza. E informatela che se vuole può aprire una linea temporale parallela e negare il consenso a questa esperienza in un'altra linea parallela un altro universo ma lei mi fa vedere che anche lei tiene eh, uno dei lembi di questo telo e comprende che l'esperienza è sì individuale però è anche unica e che questo tipo di morte che lei ha scelto in qualche modo serve per far emergere la verità e per trasformare le cose e lei lo capisce che siamo tutti quanti connessi fra di noi, uno con l'altro. Elena. Sì, allora l'ho vista proprio nella sua casa come se lei sapesse era una donna che sentiva quello che suggero, sensitiva, ok? E quindi lei l'ha sentito che eh, già giorni prima ha iniziato a fare dei riti di protezione della terra e in quel momento vedo che stava facendo, eh, era in piedi verso il cielo e stava facendo un rito nella lingua <coughs> loro, ok? E, eh, e lei lo sa lei, come dice Monica, era pronta a morire per questa cosa sapeva benissimo che eh, il suo la, il suo rito poteva funzionare come non sarebbe stato sufficiente si apre una linea temporale parallela in cui questo decide che non succede quindi fa due esperienze non una sì allora una che vedo è come se solo la sua casa non viene è sulla linea, ma non viene bruciata. È l'unica che rimane non bruciata. Uh -huh. <coughs> e suggeriamo e che se vuole, può creare anche una linea temporale in cui questo non avviene. Il, il deep state, che è dietro a questo evento, crolla, implode un'ora prima. Fanno praticamente una specie di controrito rispetto a quello che aveva visto Elena, in cui ci sono questi sacerdoti e stregoni neri. Si riuniscono eh, persone molto sensibili e molto pratiche della magia del luogo, native, e riescono proprio a fare un controrito, come questo che sta facendo in qualche modo Samuel, e quello che stiamo facendo noi e annientare quindi questa azione degli state e a causarne la disintegrazione loro non delle loro case. Ok, tutto è possibile. Va bene. Allora, vediamo, facciamo questo esperimento. Nessuno lo sa, lo so solo io e lo sa Vadim. Vadim è in un posto speciale. Elena, Monica, andate lì e ci vengo anch'io. Che livello energetico c'è lì accanto a lui adesso? Molto alto, mi dice integrazione e bilanciamento di tutti gli elementi naturali. Elena sì, la sensazione è molto. Poi eh, con noi anche eh, aumenta Tanto di più, nel senso noi sentendola tanto alta è come se più più siamo e più la diffondiamo e quindi aumenta in maniera esponenziale. E c'è proprio questa eh, vibrazione di luce intensa che 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 si emana dalla terra e attraverso di noi, attraverso la nostra, le nostre vibrazioni alte, si diffonde. Ok, io credo che questo posto in cui eh, si trova Vadim sia in un posto dei desideri, cioè un posto in cui quello che noi desideriamo e siamo pronti a creare accelera la sua realizzazione. Mm. Eh, sì. C'è cioè un qualcosa di sacro mi viene fuori perché mi ha fatto vedere come una specie di eh, fuocherello eh, sacro, mm, eh, che proprio dà la possibilità alla realizzazione del suo intento e dei nostri intenti. Ok, Vadim. Ora mh, mette in un punto, in un posto, nel proprio pugno, in una sfera, in una scatola, in una conchiglia. Mette tutto quello che desidera. Perché, perché ci sono sia suoi desideri personali che vedo proprio dei desideri, tra virgolette, universali. Ok. Dove, come, in che contenitore mette i suoi desideri? Ma più che è come se il contenitore si creasse energetico da sé. Vedo che lui la mette al centro di questo punto, di questa zona, questa zona, piccola zona. Ok, lui mette al centro e si crea un contenitore energetico in automatico. Ok. Adesso Elena lo fa a Monica i suoi desideri. Come lo fa? Allora, eh, lei mette è come se fosse lei mette un, un fiore con i petali chiusi, quindi quasi bocciolo, bocciolo, ok, un viola chiaro, e lo mette accanto a quello di Vadim, sempre lì al centro. E quello che inizio a vedere è che uno con l'altro, oltre a creare i, pro, i propri desideri del, della persona che l'ha messo, contribuisce anche a, a creare gli altri. C'è proprio uno scambio energetico. Monica, come lo fa Elena? È come se aggiungesse quasi un ingrediente a questa pozione magica barra creazione ed è una specie di polvere, polvere... Ehm, io la vedo d'oro, però è come se ci fosse anche la polvere di alcune pietre rosa, perché è un po' rosa e un po' oro. Ok, sono i desideri personali Elena di Monica e Monica sono i desideri personali di Elena. Quelli che vincono prima di tutto. Voglio la pace nel mondo, voglio la soluzione della fame nel mondo. Sì, ma certo, ma prima di tutto uno vuole delle cose per sé e qui per sé. Uh -huh. Ok, lo faccio anche io. Come vedi la mia concentrazione di desideri qui in questo posto speciale, in questa beh, scatola di desideri. A me è apparsa come una piccola gondola. Verde smeraldo. Grido sì. perché a me era apparso uno smeraldo, Ok, dentro la scatola si attiva la tua pallina dei desideri, Elena, la tua pallina dei desideri, Monica, quella di Vadim, la mia. Accelera. È a un passo dalla realtà. Idem, uh, Samuel. le altre tre persone qui presenti, quelle che non hanno potuto partecipare e tutti quelli che vogliono venire nella scatola dei desideri. Più ognuno aggiunge il proprio desiderio, più il tutto vortica velocemente. La scatola dove siamo dentro? Sì. Senso orario o antiorario? Ambiente orario. Ci sono le persone che ho citato. Sì, certo. Ok, nomi, qualcuno che ha una forma di contenitore dei propri desideri degna di essere nominata. ho visto anche dei figli di alcune di queste persone, no? Uno di questi ha messo un tipo un cilindro magico di un mago. Come vi sentite Elena Monica nella realizzazione di queste cose? <ride> Uh, mi sento come se fossi l'energia creatrice. Qui si crea? Sì. Cosa vi dice, Vadim? dei gesti con le mani come se aprì così quindi di espansione e poi dice e eh. eh. ah, cosa vi dice eh, Samuel Monica cosa ti dice allora prima qualcosa in, nella sua lingua che vuol dire la creazione siamo noi e dopo? In merito a quello che è di recente successo, cosa ti dice? È come se mettesse mh, dei eh, bastoncini sbriciolati, delle erbe essiccate su alcune circostanze avvenute e che possono essere legate a questa. Eh, L'ho visto che lo fa in una casa in cui c'è una piscina, mette queste erbe, eh, diciamo mediche, mh? Uh -huh. eh, lo fa all'interno di una specie di locale pubblico. Uh -huh. Lo fa davanti al luogo di lavoro? Chi è elena il mandante? Un militare collegato a una figura mm, come se fosse un sacerdote vestito di nero. Monica. Questo nero l'ho visto e ho visto un toro. Okay. Li mettiamo insieme a Lipstate, i Brix e li avviciniamo tutti, tutti appiccicati. I loro, loro sono anche amici e nemici, tutti appiccicati, Chick to chick. guancia a guancia. E facciamo una prova. Vai Samuel. La scatola dei desideri gira e raggio per raggio crea un raggio, grazie al contributo di tutti noi, della scatola, di Vadim, e il raggio va lì dove li abbiamo messi tutti. Wow, raggio. Uh -huh. questa scatola mi sembra un vado a me che ruota su uno spigolo e eh, mostra la faccia con il numero 6 e tutti gli spigoli della faccia del numero 6 con i raggi che vanno verso il deep state e tutte queste figure che abbiamo citato Elena a me è apparsa come, un, come, se, come una trottola, ok? Quindi con la punta sotto, però sopra aperta dove, esce, dove, ci sono, dove si vedono le nostre, la, tutti i nostri desideri con l'energia che emanano, ok? Quindi con l'energia con della creazione, ok? E c'è eh, Samuel che continua a farla ruotare con una mano e con l'altra in, in canale la, la, la nostra energia verso il deep state bricks, verso tutta quella parte lì. La chiama, quelli hanno usato un raggio a energia diretta, tu come la chiameresti Elena? Um. Aspetta Elena, aspetta. Aspetta Elena. facciamo lavorare Samuel intanto portiamo la scatola dei desideri in centro nel centro della terra il raggio va in giù e va in su e in su non ha un punto di fine quindi fuora la cupola, quella che è rimasta. Mm. Sì, è come se questo mm. dado si fosse proprio eh, fermato nella faccia in cui c'è l'uno, mm? il pallino mm. unico del dado. Qui sì. escono questi raggi proprio di energia viva. Mm. Per andare Anche... a stracciolare i frammenti che restano della cupola, in realtà già avevamo fatto un lavoro. Mm. Mi viene proprio, si sì, vedo questa energia polvere, mi viene proprio mh, mh, un rosa viola, okay? e mi viene polvere di stelle. Le stelle siamo noi. La nostra anime anima. Come lo chiami questo raggio, Elena? Um. Unificatore della via Creatrice, Monica, come lo chiami? Viene Viola Lux. Che è la stessa cosa poi appunto ah. in effetti ok cosa succede allora quando raggiunge lo uno, uno ok eh, uno assorbe eh, l'energia creatrice e poi la ridiffonde ovunque quindi c'è un istante in cui c'è questo colore di viola chiaro, tutto viola chiaro, perché è talmente impregnata in, ovunque, questa energia creatrice della vita, che è tutto viola. Monica. Sì, effettivamente è proprio così lo vedo. Eh, parte da uno arriva all'uno si diffonde e nel momento in cui si diffonde è come se si squagliasse tutta quanta la cupola no. ma tutta è una mia sensazione c'è cioè una forte sensazione di calma ah infatti se lo sto per dire la stessa cosa quiete assoluta sì in che universo O Ora nel nostro, ma si sta diffondendo. Ok. Mm. In questo momento il tuo universo, Elena, il tuo, Monica, e il mio coincidono? Sì, esattamente sì, sì. sì. Tra un tot di tempo, un'ora, potrebbe essere che non coincidano più. Esatto. Mm. Ok. Sì, è come se... È come se si sposta non so come dire, no? È come se tu lo vivessi 10 cm qui e invece rispetto a me e Monica 10 cm lì, ecco, per, per dare un'idea. Come se si vede sdoppiato, no? Ok. Frequenze finali di ognuno di noi, Samuel. 2600 miliardi. Vadim, a Monica, ha fatto di sì con la testa. Vadim, Monica. 2450 Elena, Monica. 3.081 miliardi. Monica? Elena. Ne 3270. Monica, io. 3105. Elena? 2950. Ok, la alzo consapevole che i miei desideri sono realtà. E adesso quanto sto, Elena? 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 13.450. Uh, 13 ok. Fai lo stesso anche tu per te stesso. Anche tu, Monica, anche tu, Samuel, anche tu, Vadim, anche voi che siete qui senza cam e senza audio e tutti voi che seguite questo video. Tutto è possibile. Mentre vedevate il video potevate entrare anche voi nella camera dei desideri, nella scatola dei desideri. E lo potete fare riascoltando il video, se non l'avete fatto monica ci sono ancora rinascerò un altro spettacolo e distruggere le tre entità mentali i veri capi di deep state e briggs allora <ride> io deep state lo vedo praticamente Azerato. Brix, eh, ora noi possiamo togliere queste entità mentali? C'è la possibilità che se ne formino altre? Interverremo più volte. Elena. Sì, è come se ora le abbiamo, sono appiattite a terra, quindi tenute giù come se noi fossimo in piedi con loro appiattite nulle cioè inesistenti ok um, riusciranno ancora un pochino appunto come dice monica ogni tanto a riformarsi um, o essere diverse comunque a creare altre entità mentali ok ma um, e vedo, vedo però che è come se uh, non so perché, ma è come se mollass mollassero il colpo molto prima rispetto al tip state. Mm. Una parola finale, Monica. So. Eh, mi viene gioia infinita, gioia e possibilità infinita. Elena. Mi è arrivata questa frase qua, all you need is love. C'è love inteso come l'energia vitale e creativa. Certo. C'è un messaggio che vi lascia per se stesso o per gli altri um, Vadim? Vadim mi ha lasciato un nome personale, sì. Mm. Mm. Sei più forte di quello che credi. E questo è quello a te o a se stesso? A me. A te. Elena? Ha detto io rinascerò a sé. E come se inizi a ricordarsi, quello che mi vuole dire è ora mi ricordo cosa sono in grado di fare e ora lo metto in atto. Stessa domanda a Samuel Elena. Le mie braccia sono immense, mm -hmm. sì, a me è venuto, sono parte di tutto, ok, tutto quello che abbiamo fatto viene trasferito, e, e di questo viene informata a tutte le persone, vengono informate tutte le persone. Eh, a, a, che vogliamo informare? Quindi, insomma, se uno di noi ha una famiglia, la nostra famiglia, lo stesso vale per appunto, tutti noi e tutti quelli che lo vogliono fare. Mm? Mm -hmm. Che calma, se volete abbiamo finito. Una battuta finale, Elena. One. Monica. È come una foto la vegetazione lussureggiante dell'isola. Che tornerà? Che tornerà. Mi pare. Va bene disconnettetevi da tutto e tutti e grazie a tutti